Ciao Maker e bentornati anche questo sabato qui nel mio garage. Chi si ricorda il mio skateboard dell'anno scorso? Bene, questa volta è arrivato il momento di motorizzarlo. Andiamo! Per motorizzare lo skateboard mi sono fatto spedire un bel po' di attrezzature e adesso vi farò vedere nel dettaglio cosa mi sono fatto mandare. Mi sono fatto mandare due batterie lipo, un driver ed un motore brushless, un radiocomando, un po' di spinotti e mi sono acquistato questo interruttore. Ah, dimenticavo, è anche il set per agganciare il motore brushless alle ruote. Se volete replicare il progetto sappiate che è semplicissimo e per dimostrarvelo vi faccio vedere lo schema elettrico. Al centro c'è un ESC, cioè una specie di driver. È un po' il componente che comanda tutto il sistema. Viene alimentato dalla batteria, poi se riceve un segnale dal radiocomando fa passare la corrente al motore. A grandi linee è questo il ragionamento che fa. Come potete vedere lo schema di collegamento è molto molto semplice. Fate soltanto attenzione ad inserire un interruttore tra la batteria e l'ESC. Non c'è rischio di fare danni se non con la batteria. Sì, con la batteria, se invertite i collegamenti o se fate un corto, lì c'è il rischio di far danni. Nel resto dei collegamenti non c'è nessun pericolo, quindi se volete replicare il progetto vi lascio sia l'immagine che trovate qui ma anche il link ai componenti sotto in descrizione. Prima di cominciare il progetto però ho pensato, su questo settore sono veramente una frana, non ho esperienza, soprattutto con radiocomandi o batterie lipo. Di conseguenza ho chiesto aiuto nel gruppo Facebook dei Patreon e mi è venuto in soccorso Sergio, che mi ha spiegato come collegare, come fare i primi test e ora vi faccio vedere che funziona tutto. Per cominciare Sergio mi ha semplificato alla grande il progetto che avevo in mente all'inizio e semplicemente mi ha consigliato di collegare il motore brushless all'ESC, quindi al driver. Successivamente ho collegato il ricevitore ai suoi cavetti, che vanno anche questi all'ESC, e per finire ho collegato la batteria. Accendo il ricevitore e funziona. Non è però tutto così semplice, infatti la prima volta non riuscivo mai a collegare in modo corretto il ricevitore, di conseguenza non c'era trasmissione dati. Quando sono riuscito finalmente a collegare il ricevitore, però il motore girava anche se io non stavo comandando il telecomando. Questo perché andava calibrato il radiocomando. Ho trovato una guida in inglese, vi lascerò sotto il link in modo che se capita anche a voi sapete come fare. Ma adesso che abbiamo la parte elettronica pronta, andiamo a realizzare un box con la stampante 3D per contenere le parti della batteria e dell'elettronica e poi assembliamo il tutto. Vado quindi a disegnare questi box che mi dovranno contenere due batterie, perché le terrò poi così, e prima utilizzerò una batteria, poi ne utilizzerò un'altra in base alla carica che avranno e successivamente vado a fare un box che mi tenga la parte elettronica, questa qui con l'ESC e il ricevitore. Vado quindi ad aprire Fusion 360 e disegno il tutto. Accendo la stampante e vado a lanciare in stampa su questa una parte del box che mi serve e poi mi porto il file nell'altra stampante per realizzare l'altro box. Benissimo, stampe completate, questa è quella che ho fatto nella Ender 3, eccola qui, e conterrà poi le batterie, mentre eccolo qui, questa l'ha fatto la CR10S. Ora vado a rimuovere tutti i supporti che ci sono qui sulla stampa e poi vado ad avvitare tutti i componenti per vedere che sia tutto a posto, e se è tutto ok poi mi sposto sulla parte meccanica. Ottimo, parte elettronica completata e ora spostiamoci sulla parte meccanica. Qui ho già tutta la parte meccanica che mi serve.
però non mi fido moltissimo di questa, quindi inizialmente la assemblerò come deve essere, poi se vedo che non funziona o comunque che è troppo debole ne realizzerò una con la CNC in metallo. Ad ogni modo, ora devo andare ad avvitare questo ingranaggio su una ruota posteriore e poi inserire questo supporto per il motore brushless qui e andiamo. Purtroppo questo supporto non va bene perché non passa su questi perni. Vorrei rifarlo ma non ho abbastanza tempo. Andrei a pubblicare questo progetto fra mille e mille giorni. Di conseguenza non vado a allargare questo perché andrei ad indebolirlo, ma vado a smussare qua. Quindi per prima cosa vado ad avvitare l'ingranaggio. Per farlo mi sono messo un cuscinetto in modo che mi vada a centrare tutto il blocco della ruota con l'ingranaggio. Ora vado a realizzare i fori, poi qui ho le sue viti e quando andrò a posizionare la ruota saprò fino a dove devo andare a smussare questo pezzo qui per poi andare ad inserire il supporto per il motore. Quindi prima si parte dalla ruota. Bene, è giunta l'ora di posizionare la parte elettronica per agganciarla alla parte meccanica. Quindi il motore brushless andrà qui, ok, e le batterie poi andranno qui. Perfetto, spettacolare. Ora avvito il motore, poi le scatolette ovviamente, i box. Ok, ci siamo ragazzi. Ammazziamoci. Bene ragazzi, dal Casey Nesta del Fai Da Te è tutto, a me non resta che invitarvi ad iscrivervi al canale facendo click qui e attivando anche la campanellina. Vi do appuntamento a sabato prossimo perché ogni sabato c'è il video di Madley. Ciao makers!